Ahoj, ahoj všichni, jmenuji se Šimon, mám 17 let a pocházím z České republiky. Moikka, mun nimi on Metti, mä oon 17-vuotias ja mä tuun Suomesta. Ciao, mi chiamo Annalisa. Ciao, mi chiamo Sara. Non preoccupatevi, siamo sempre a Cuneo e ci troviamo al Grandis Turistico. Loro sono due ragazzi che faranno un'esperienza assieme a noi per un programma di intercultura. Infatti, il Grandis Turistico vuol proprio dire apertura al mondo del turismo e non solo, studiamo tre lingue straniere, geografia ed economia turistica e storia dell'arte, che ci permette di immergerci nelle bellezze del mondo con particolare attenzione al nostro territorio. Ad esempio vengono organizzate uscite sul territorio dove vestiamo i panni di guide turistiche per entrare in contatto con la realtà locale per poi saperla promuovere un domani ai turisti. Il tecnico turistico inoltre apre grandi sbocchi universitari grazie all'ottima preparazione che ci viene offerta. Abbiamo la possibilità di accedere a molteplici facoltà come economia, lingue, legge, cultura, mediatore culturale, turismo. Possiamo conseguire lauree triennali, magistrali e specifiche. Non solo, il turistico è anche apertura al mondo del lavoro, dove possiamo fare esperienza, metterci in gioco e capire come si organizza un evento. Infatti collaboriamo molto spesso con molte imprese turistiche locali, come ad esempio la TL, Coitus, Lascom o Kairos Eventi. Ed ancora, il tecnico turistico vuol dire progetti con l'estero, spesso incentrati sul turismo sostenibile, grazie ai quali abbiamo avuto la possibilità di fare scambi e di avere contatti con stati europei e non. Per esempio, due anni fa abbiamo avuto l'opportunità di scoprire l'Irlanda sostenibile in 3 settimane grazie al PON europeo. E nonostante il Covid non ci fermiamo, anche quest'anno per la classe quarta è stato organizzato un progetto con il Canada. Per concludere, il Grandis è una scuola inclusiva, infatti abbiamo studenti che arrivano da 40 nazioni diverse, ma qui ognuno trova il suo posto grazie anche al bel clima che si è creato tra gli studenti, ma soprattutto tra studenti e insegnanti. Ma al Grandis Turistico c'è questo e molto di più. Venite voi stessi a scoprirlo.